Bisognerà attendere sabato 23 luglio per conoscere i vincitori delle varie sezioni del premio di letteratura naturalistica Parco Maiella. La cerimonia di premiazione della 25esima edizione dello storico premio abruzzese, che quest'anno compie un quarto di secolo, si terrà come di consueto ad Abateggio, uno dei borghi più belli d'Italia. Promosso dall'associazione Alle Falde della Maiella in collaborazione con il comune di Abateggio, la cerimonia di premiazione è stata presentata in conferenza stampa nella sala interna del Bar Capris a Pescara, alla presenza dei componenti della direzione artistica del premio, docente Marco Presutti, il presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, i componenti della giuria, Alfredo Mazzoni, docente, e Marzio Maria Cimini, intellettuale e scrittore, e naturalmente Antonio Di Marco, presidente del premio e dell'associazione Alle Falde della Maiella. Avremo come presidente di giuria Lapo Pistelli, vicepresidente dell'ENI, che ha gradito questo nostro invito e presiderà appunto la 25esima edizione. Abbiamo due attori che reciteranno i brani della 25esima edizione, segnatamente Alessia Patregnani, che poi è l'attrice che iniziò con noi 25 anni fa a recitare i brani del premio Maiella, e è un attore galasso che insieme a Alessia faranno emergere la bellezza della letteratura intesa a livello anche teatrale. E poi abbiamo una presenza straordinaria, Paola Gassman, che da qualche anno cercavo di avere ospite al premio Maiella, e verrà a stare con noi perché vorrà condividere con noi anche le tematiche ambientali recitate sul palco del premio Maiella. Ma abbiamo tanti altri ospiti, da Grazia Francescato, ma ancora tanti amici del mondo, non solo dell'ambientalismo italiano, ma anche della cultura, che celebreranno ovviamente questa 25esima edizione in un clima di totale bellezza del borgo di Abateggio, ma accanto ai temi forti che riguardano l'ambiente, che in questo momento sicuramente contraddistinguono non solo la nostra nazione ma il globo in generale, e quindi su questo faremo le riflessioni che meritano. E poi avremo ovviamente la presenza del prefetto di Pescara, che presenzierà a livello istituzionale questo appuntamento, e tanti altri amici delle istituzioni. Narrativa, saggistica, poesia e giornalismo sono le sezioni in cui si articola il premio Maiella. Quest'anno un riconoscimento speciale alla carriera sarà assegnato anche al giornalista Paolo Castignani, storico volto di Rete 8. Sono tantissimi i partecipanti nelle varie sezioni e certamente sì, riconosceremo soltanto la sera del 23 di luglio, quindi sabato, e questo anche per creare quell'attimo di attenzione rispetto a tutti i concorrenti che si sono confrontati in questa 25esima edizione, che saranno preliminarmente incontrati nel municipio di Abateggio. A seguire faremo con loro una riflessione sui testi in concorso, e quindi poi la sera sapremo chi sarà il vincitore.